Ciao amici e benvenuti in questa nuova puntata del Live Instructor e abbiamo oggi con noi l'immagine di Andrea. Allora, questa è ovviamente l'immagine di partenza. Chissà che cosa ci ha combinato Andrea. Allora, andiamo a vedere direttamente il suo lavoro finale. Sbam, eccolo qua. Ok, allora direi che decisamente il lavoro non è male. Vediamo un approccio un pochino differente dal solito, okay? Quindi vediamo ad esempio che cosa mi colpisce in qualche modo e che cosa quindi andrei a modificare. Allora, mi colpisce un pochino questo alonino intorno a questa linea qua, okay? Al puntatore. Quando smontavo il file avevo visto che il raggio era molto più rosso, quindi era un po' più figo. Ok, anche qua, se ci fai caso, dopo tutti questi effetti che hai dato, il puntatore, vedi, parte dal nulla. Ok, quindi questa cosa un pochino si vede ed era figo quando invece il raggio era molto più rosso. Ok, quindi questa cosa ci potrebbe dare un pochino fastidio. Qua avevi aggiunto queste armi, questa droga che era molto figa come idea, infatti l'ho apprezzato tanto, però vedi, qua si è andato un pochino a perdere, vedi, abbiamo un po' non si nota tantissimo, invece era figo che c'era. Capisco che si è nascosto dietro il fumo, ma secondo me si è andato a perdere un po' e soprattutto la droga qua. Vedi, se ci fai caso, c'è un po' di una sorta di eccessiva trasparentizzazione, secondo me, di alcune aree, e sembra quasi che ci hai passato sulla texture, però comunque non male, non male. Forse questo sacchettino qua un pochino troppo nitidino, se proprio vogliamo cercare qualcosa. Questo fumo qua mi sembra un po' finto, anche questo è probabilmente alcune zone qua, okay? Però è figo come idea perché sei uno dei primi che utilizza questa sensazione di fumogeni, ok, fuori. Avremmo potuto inserire un alone bianco anche qua, un po' intorno a queste aree. Okay, un po' qui, così si creava maggiore profondità tra il personaggio, che comunque è molto grande, giustamente, e questa stanza che comunque tende ad essere parecchio profonda. Ok, questi soldati qua fuori bene, insomma, mi sembra un progetto fatto in maniera molto interessante. Probabilmente gli manca un po' un racconto, ok? Gli manca probabilmente, ok, è figo, ma che cosa accade? Nel senso, lui sta mirando lì e ok, c'è un qualcosa, c'è questa storia che non chiude, ok? In questa realizzazione, insomma, cioè, lo guardi e dici mi piace, però mi manca quella parte narrativa. Andiamo a vedere intanto quindi che cosa hai fatto. Quindi c'avevi questa immagine di partenza, qua ci hai infilato i soldati. Quando hai infilato i soldati, occhio qua sotto che ti sei portato, ok, appresso vedi tutta la trasparenza qua in questa parte, ok, quindi occhio a quella cosa. Ti sei guardato giustamente la prospettiva per capire un pochino dove stavano le cose. Fammi vedere un attimo quella cosa della macchina. C'è un oggetto avanzato qua. Ok, quindi c'avevi questi soldati qua. E la macchina, questa macchina da dove? Ah, ok, eccolo qui. Probabilmente la macchina sta un po' fuori prospettiva rispetto a loro. Vedi, un po' piccolina ed è scattato un pochino da quasi con un grand'angolo, okay? Perché si vede sia la parte di sotto sia la parte dall'alto. Probabilmente quella macchina non funziona al 100%.
Poi hai aggiunto il soldato e gli hai dato le sue ombre, diciamo, se guardiamo un po' la scena, vediamo che le ombre hanno, ok, comunque la luce arriva da qua, quindi ci può stare come cosa, però tendenzialmente le ombre stanno arrivando da qua, ok, vedi? Sì, qua così, anche qua. Ok, quindi tendenzialmente probabilmente avremmo potuto proiettarle in questa direzione piuttosto che in questa, però insomma sono piccolissimi dettagli che fondamentalmente non credo che cambiano tantissimo. Ecco qua il tuo puntatore. L'avresti potuto abbassare un pochino oppure creare una cupoletta qua. Ok, questa è l'unica cosa. Il soldato l'hai scurito qua in questo modo. L'avresti potuto probabilmente scurire con i livelli, sarebbe stata una cosa un po' più pulita. L'hai scurito così perché poi vai ad aggiungere questo effetto di fumo e quindi schiarisci un po' il tutto. Hai messo un sacco di fumo in mezzo. Guarda, l'unica cosa in questa fase ti dico, tu hai inserito molti fumogeni come se uscissero, ok, da fuori dalla scena, stanno fuori da qua. E probabilmente poteva essere figo magari inserire proprio delle bombolette di fumogeni qua e là, ok, e far uscire il fumo da queste aree. Poi vai a scurire un pochino. Molto carino questo flare. Peccato che non esce fuori da. Ok, anche questo riferimento qua. Carino. Lo rafforzi. Sfondo copia. Secondo me questa parte ti va a perdere un pochino la bellezza di quel raggio laser che è figo, ok? Vedi, ma proprio toglie proprio in qualche modo quella sensazione di figo, ok? termine tecnico, sensazione figo. Quindi magari vediamo se intervenendo sulla maschera possiamo semplicemente mantenere in magari così potremmo un pochino migliorare la situazione, così crea anche una maggiore zona di contrasto, no? In qualche modo. Prendiamo un altro rosso, colore. Basso. Insomma, proprio per sfruttare un po' questo colorito rosso per attirare un pochino l'attenzione, okay, in quella zona, secondo me ci può stare. Ok, questo è l'accento a passaggio, hai fatto il mega pop-up, il pop che ci può stare. Occhio che quando si fanno queste cose si creano dei mini aloni e in questa fase magari puoi, bravo, hai già usato le maschere, quindi le potresti limitare, magari qui vedo che poppa un po' troppo anche in quest'area. Vignettatura. Se non sbaglio, una sorta di vignettatura ambiente, hai aggiunto un ulteriore smoke. Ecco qui i Drax che mi sono piaciuti un sacco, quindi bene, magari potevi rafforzare un po' le ombre, okay, di queste pistole. Comunque file molto pulito, molto bella la struttura del file. Ok, quindi magari lo potete fare vedere un pochino più come qua, un pochino
pochino più allungate queste ombre della Drax Army. Poi ci abbiamo un ulteriore fumo, là sarebbe stato figo, come avevo detto, mettere dei fumogeni. A questo punto a lui sarebbe stato bello trovare, non so, la maschera a gas, sai, le maschere antigas, tipo farlo diventare più un soldato del futuro, tipo ancora di più. A livello 20 qui hai attenuato un pochino perché probabilmente anche te ti sei reso conto che poteva essere un po' eccessivo qua. E poi la colorazione. Questa colorazione ovviamente è una cosa completamente soggettiva. Io trovo che probabilmente hai spento un pochino. Hai spento un pochino l'impatto che avevi dato tramite il colore all'inizio. Quindi io l'avrei orientato verso un qualcosa magari di più colorato. Però questo ovviamente è una mia scelta, ok? Nel senso poi questo dipende fondamentalmente da te. Ok, e poi ovviamente la vignettatura alla fine. Questa cosa qui mi sa che l'ho messa io alla fine. Scusate. Quindi ecco, buon progetto, non ci sono particolari cose da segnalare, appunto, se non magari il fatto che avresti potuto, lui è un po' sfocatino, ok? C'ha un po' questa zona qua, secondo me magari lo scontorno qui poteva essere migliorato anche qua in questa zona perché non si integra perfettamente, c'è questo fascio qua. Shadow prospettiva sollevato, dove sta qua? Ok, vedi? Qui c'è qualcosina che si poteva probabilmente migliorare un po'. Avrei fatto una prova vedendo che succede se non mettevi quello scuro. Ah, beh, perché poi ormai hai unito i livelli, però ecco, vedi, sarebbe stato interessante vedere se non mettevi la zona scura al soldato, che non sono perso, eccolo qua, vedi, se non lo coprivi, magari poteva essere interessante giocare con le luci, magari facendo finta che il neon che hai qua in alto, questi neonini qua su, questi neon come se proseguano anche qua, no? Anche in questa direzione qua, e magari in qualche modo una luce da qua illumina, ok, pure lui, quindi magari creare dei giochi interessanti di illuminazione, quindi parzialmente da qua, parzialmente da là, creando delle luci interessanti, o che magari quindi mettendo maggiore ombra qua. Secondo me avrebbe funzionato un pochino meglio, perché vedi, così è figo, però è un po' scuretto, gli manca un po' quella definizione della tridimensionalità, ok? È un po' piatto come personaggio, quindi magari mantenendo l'illuminazione iniziale, facendo la parte dello scurimento verso la fine, probabilmente avresti reso meglio. Ok, e quindi giocando anche con eventuali luci qua che tipo che lampeggiano. Ok, comunque ottimo lavoro Andrea, mi avevi chiesto un feedback grande, come inizio mi piace assolutamente. Bella. Adesso passiamo al prossimo progetto. Rieccoci qua a un nuovo progetto. Questa è la volta di Raffaele. È una figata. Mi piace soprattutto il fatto che hai cambiato il taglio. Mi piace questo personaggio qua che gli dice: oh, dobbiamo andare di là. Che cazzo stai a fare? Ancora guarda indietro. E qui vanno, insomma, verso il casino qua. E mi dà tanto la sensazione che
qua, insomma, gli faranno un culo così. Quindi, bella l'atmosfera della pioggia, e probabilmente la pioggia l'avrei resa un pochino meglio perché avremmo potuto creare più strati di pioggia, ok? Per arrivare fino alla fine. Ok, quindi se facevi più strati di pioggia, insomma, probabilmente avresti aumentato ancora di più questa tridimensionalità. Ok, stavo per dirlo, ma già lo vedo qua. Ok, quindi qua hai fatto questa sorta di pioggia che rimbalza, però lo dobbiamo fare un pochino meglio, ok? Perché vedi, ad esempio, il problema che ad esempio salta all'occhio a me è che queste due gocce qua sono praticamente identiche. Questo pennello non si cambia sempre. Facciamo piccolino. Quindi questo e questo erano uguali. Vedi pure queste, insomma, danno l'idea di essere troppo uguali. Invece in queste cose serve massima casualità, ok? Perché sono effetti particellari, quindi non devono essere troppo uguali tra di loro, perché se no creiamo un pattern ripetitivo come questo e non funziona. Ok? Vedi anche qua, ce l'hai anche qui, sono uguali. E soprattutto fai attenzione al fatto che non basta mettere la goccia qua, cioè la goccia qua e poi il mitra è completamente secco, ok? Quindi avremmo dovuto sì fare rimbalzare le gocce, ma ovviamente dare anche una sensazione di bagnato al mitra. Ok, altre cose da vedere, ovviamente anche sulla giacca e tutto quanto e tutto il resto, ok? Lui è un pochino troppo asciutto. Peccato perché era figo questa cosa. Allora andiamo a vedere un pochino che cosa ci abbiamo qua. Quindi abbiamo sfondo background così, non me l'aspettavo. Figo, mi piace, anzi, molto bella sta foto. Dove l'hai presa? Poi abbiamo il soldato, buono, ok. Abbiamo sti ragazzuoli. Ah, questo non l'avevo visto, molto carino anche questo. Dodge and Burn, ok, me l'hai un po' tridimensionalizzato. Layer 2 è la copia di tutto quello che hai fatto fino a questo istante. Un ulteriore Dodge and Burn, occhio a questo Dodge and Burn perché secondo me si crea un po' di aloni strani da qualche parte. Ombrici, diciamo. Nebbiolina, nebbiolina, day night, ok. Non so se hai seguito la tecnica dell'altro tutorial che ho fatto sulla macchina, ma se sì, o anche se no, comunque la resa è molto buona. Vediamo se poi mi togli un po' di saturazione al personaggio. Immagino che ovviamente la sequenza con cui sto accendendo i livelli probabilmente non è la stessa con cui hai lavorato. Ok, ci piace questa nitidezza ci piace, anche se si è perso un po' di dettaglio su di lui, non capisco il perché. Pioggia, come ti avevo detto, la farei molto più fitta. Qui si è perso, peccato che si è perso l'ultimo componente della scheda. Quadra, vedi, ci stava bene se stava là, perché in fondo non è così lontano, ok? Quindi, leggerissimo color grade che ci sta verso il verde perché comunque fa freddo, contrastone su di lui, questo verdino ci piace, vignettaturina, questo è un riduttore del noise, figo, non è male. Mini rain, ok. Ecco, sto mini rain, vedi come tarato qua, sembra la sparata di un mitra, appunto. Questa parte la potremmo migliorare. Bello questo schiarimento, mi piace. Assolutamente sì. Anche questa color, mi piace molto come hai lavorato sul colore. High pass, high pass.
pass, occhio quando metti l'high pass, soprattutto in queste aree qua, potrebbe essere un pochino eccessivo. Con una piccola maschera avrei alleggerito un pochino qua, ok, a favore del viso. E questo era il livello mio. A questo punto potresti mettere un altro Dodge and Burn e andare verso quell'effetto fumettistico. Ok, ancora un pochino di più. Mi piace molto la composizione all'interno di questa scena, anche come stai raccontando la storia. Se si vedeva il soldato qua sarebbe stato ancora più figo, però comunque thumbs up. Mi piace Raffa, bravo. Ok, quindi questo è tutto per il live instructor di oggi e ci vediamo alla prossima.